Marco Muffato da Consulenze 23, saluto tutti e voglio presentare Guido Maistri, Lead Manager Retail Business Italy di Generali Investments, col quale vorrei fare un discorso un po' più a largo raggio, diciamo così, un po' più filosofico, quello del cambio di paradigma. Non è una mia definizione, è stato lo stesso Maistri, prima di iniziare questa intervista, che mi ha affascinato con questa definizione. Ecco, la vogliamo spiegare? È una chiaramente collegata al nostro mondo, al mondo degli investimenti. Speriamo di affascinare anche chi ci ascolta. Qui l'idea è, guardando un po' indietro nella storia, cioè se io guardo alla nostra storia mi accorgo che veniamo fuori da 40 anni di tassi in discesa, in diminuzione, in cui gli ultimi 10 anni sono stati tassi pressoché a zero. Se io guardo l'inflazione americana, dove ho una serie storica molto lunga, ho 40 anni di inflazione tra il 2 e il 3% mediamente. Ecco perché si parla, o meglio, a noi piace partire da ragionare un po' anche con i consulenti, con i clienti sul tema del cambio di paradigma. Perché torniamo indietro nel tempo. Il vero tema che abbiamo è 2022, abbiamo assistito a una ripresa dell'inflazione, quindi le banche centrali che hanno alzato i tassi. È la convinzione che abbiamo noi che dobbiamo pensare che probabilmente questo tema di inflazione non è che torniamo in breve periodo al 2% di inflazione, il che vuol dire che probabilmente le banche centrali dovranno per un po' di tempo tenere i tassi elevati. E questo ha degli impatti, l'abbiamo visto anche recentemente sul mercato e soprattutto sui portafogli dei nostri clienti. È chiaro che il cambio di paradigma crea, diciamo, prove per tutti gli attori sul mercato, quindi per le SGR come la vostra, che poi ha un modello particolare, magari ce lo racconta adesso, e per i risparmiatori oltre che per i consulenti finanziari. Ecco, noi abbiamo parlato anche dei consulenti finanziari molto in questo contesto, però per società come la vostra, diciamo, fronteggiare questi continui cambi di scenario è complicato. Come riuscite? Onestamente complicato, il mercato è sempre complicato, sì. Parlavo anche però con i colleghi. Però adesso veramente si va da un estremo all'altro. L'anno scorso asset class tutte negative, pure le criptovalute, tra l'altro, che accentuano tutti i movimenti, e poi in realtà poi c'è stato il rally e poi c'è stata adesso la situazione della Silicon Valley Bank, cioè situazione che da un mese a un mese cambia completamente lo scenario. Ecco, sì. Società come la vostra come fanno a supportare, a sostenere, diciamo, sia i risparmiatori che i consulenti finanziari in questo momento? La struttura, in realtà noi siamo un po' come una, perdonatemi l'esempio, un po' una sorta di start-up in un gruppo come quello, come Generali, che insomma 100 anni di storia. Perché dico questo? Perché abbiamo costruito 5 anni fa un sistema e stiamo ancora costruendo un sistema, un ecosistema di asset manager specializzati, quindi abbiamo delle varie boutique di investimento molto specializzate. Quello su cui stiamo lavorando molto ormai da un anno è su strategie che siano in grado di muoversi sul mercato anche in modo diverso, quindi ad esempio con una nostra società che si chiama Aperture, che è la società americana, lavoriamo molto con una strategia che si chiama Credit Opportunities, che è un long short credito globale che ha un obiettivo ben preciso di investimento che è SOFR, quindi cash americano più 2%. Così come nelle asset class un po' più a rischio lavoriamo molto con un'altra società, questa italianissima, si chiama Planisphere. Planisphere ha una strategia che si chiama Destination Value, è un alternative multi-asset, e questa strategia ha il vantaggio di essere estremamente flessibile. Premessa, i gestori hanno un obiettivo di gestione dell'8% medio annuo su un ciclo di investimento, con il 75% della volatilità dell'azionario. Okay. Quindi loro si siedono un po' a decidere l'asset allocation non pensando a quante azioni, quante obbligazioni metto in portafoglio, ma pensando come faccio a deliverare il mio obiettivo al cliente. Quindi l'anno scorso, ad esempio, sono andati fino a un 25% di real asset in portafoglio, avevano il 10% di oro, hanno usato platino, uranio tra le strategie, carbon certificates, quindi un modo un po' diverso di gestire gli asset. Ovviamente nel contesto di un portafoglio ben diversificato. Questi sono ulteriori strumenti di diversificazione e direi di decorrelazione del portafoglio.
Una notevole complessità a cui si cerca di, appunto, di fare fronte con tantissime opzioni diverse. In questo momento è l'unica possibilità, probabilmente il tutto anche cercando di dare risposte, non sul breve termine, ma veramente sul medio e lungo termine. Sul breve termine. Inevitabile. Va bene, breve termine ci si ringrazio fa. Moltissimo Maestri che è stato con noi, Guido Maestri, e vi do appuntamento a una nuova intervista qua da Consulenze 23 tra breve. Saluto a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille, arrivederci. Grazie.